fermiamo la nostra attenzione sul Salmo 85. È un po' simile all'esperienza del Salmo 77. È un salmo che ci parla di un sogno. È un sogno che oggi è attualissimo, che è definito per un binomio e che recita così: un giorno giustizia e pace si baceranno. Ed è un sogno che portiamo dentro tutti quanti noi quando pensiamo alle divisioni dei popoli, alle lacerazioni delle famiglie, all'odio contro i migranti, quando pensiamo ad atteggiamenti di esclusione. Il sogno che portiamo dentro è l'unità, l'inclusione, la pace, la misericordia, la verità. Ecco allora che questo salmo ci inserisce già nella storia del popolo di Israele, perché anche il popolo di Israele ha sperimentato l'esclusione, ha sperimentato l'odio, ha sperimentato la persecuzione. Questo salmo rievoca il sogno che un giorno, tornando nella terra promessa, ci sarà una terra senza guerra, senza sofferenza, senza distruzione, senza violenza, ma dove fiorirà la pace, la giustizia, la carità, la speranza. È così che il Salmo si divide in tre atti. Il primo atto riguarda il passato, i versetti 2 e 4. Così recita il testo. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro iniquità. Hai posto fine a tutta la tua collera. Ti sei distolto dalla tua ira ardente. Il ricordo del salmista è che Dio si è comportato con un cuore paterno e materno, ha dimenticato il peccato del popolo. E questo ricordo deve fare verità nella vita del salmista, come deve fare verità in ogni nostra relazione. Mai dimenticare l'importanza di quello che è accaduto. La storia è maestra della vita e in questa storia ci sono successi e fallimenti. Dobbiamo saper cogliere l'esperienza dei successi e imparare anche dai fallimenti. La seconda parte del Salmo riguarda il presente e tocca i versetti 5 e 8, che recitano così: ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarà adirato con noi? Di generazione in generazione riverserai la tua ira? Non tornerai tu a ridarci la vita perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia, donaci la tua salvezza. Testo che leggiamo spesso nella liturgia. In cosa consiste l'esperienza del presente? In due dinamiche: nella dinamica del ritorno e nella dinamica del volto misericordioso di Dio. Il ritorno in ebraico è il termine, il verbo che indica la conversione, teshuva, convertirsi, ritornare, shuv, il verbo ebraico. Ritorna Dio a noi. Non siamo noi che andiamo verso Dio, è Dio che torna verso noi. È Dio che volge lo sguardo verso chi è in difficoltà, che scende accanto a chi soffre, che viene incontro alle famiglie divise. L'orante alza le mani verso il cielo per chiedere a Dio che intervenga nella storia e che cambi il destino di infelicità, le situazioni di non amore, le difficoltà di ingiustizie, le trasformi in un messaggio di speranza. È Dio che deve entrare e mostrare il suo volto misericordioso, il volto dell'amore di Dio. E l'ultima parte del Salmo è il futuro. Quando ai versetti 9 e 14 il salmista è come se guardasse al suo futuro e al futuro del suo popolo. E così recita il testo. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra, giustizia si affaccerà dal cielo. Sono testi che segnano la spiritualità di un popolo, il nostro cammino spirituale. Il cammino spirituale nasce da quel verbo, ascolterò.
Soltanto se tu impari ad ascoltare gli altri, impari ad anche ascoltare Dio e te stesso. E l'ascolto ti porta attraverso la sua parola al dono della pace. E che cos'è la pace? Lo shalom. È l'armonia dei doni che Dio ti garantisce perché tu possa vivere il tuo cammino di giustizia e di verità. Giustizia e pace si baceranno e la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. In questo incrocio tra terra e cielo, tra debolezza umana e grandezza di Dio, sperimentiamo come la pace è un bene che non possiamo rinunciare. È un bene che dobbiamo donarci perché è un bene che Lui ci ha donato. La giustizia di Dio, dunque, nella sua misericordia, ha come conseguenza la dinamica della pace. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.